Ciao a tutti, vi ricordate le ricette furbe dei famosissimi frati fritti senza lievitazione e anche dei bomboloni? Ebbene, in tantissimi mi avevate chiesto di realizzare una ricetta simile anche per quanto riguardava le frigiole o comunque le frittelle lunghe a spirale. E quindi eccomi qui con la frittura araba in 5 minuti! Facile facile e nel giro di poco tempo avrete le vostre frittelle di carnevale carinissime da vedere e buonissime da gustare, leggere, senza uova, senza farina, senza burro e senza lievitazione. Grandiose, vero? In corso d'opera vi darò dei suggerimenti per farle morbidissime e ottenere un impasto perfetto da far colare attraverso la sac à poche oppure l'imbuto, come si fa solitamente con le frigiole. A proposito, se vi può interessare la ricetta originale, ve la lascerò qui su a destra nella i delle schede informative. E ora vediamo un po' come prepararle. Su un piatto grattugiamo un'arancia grande e biologica, quindi con la buccia edibile. La stessa arancia poi la spremeremo tutta per ricavarne il succo, solitamente ne dovrebbe uscire poco più della metà di un bicchiere. All'interno di una ciotola bella capiente poi andremo a versare 500 g di semola rimacinata, la scorza d'arancia appena grattugiata e una bustina di lievito per dolci vanigliato da 16 g che setacceremo tutto attorno. Mescoliamo ora con una frusta a mano e piano piano aggiungiamo il succo d'arancia, il cucchiaio di liquore all'anice, sostituibile benissimo con un liquore a vostra scelta, oppure semplicemente con acqua o ancora con un altro po' di succo d'arancia. E ora 550 ml di latte a temperatura ambiente. Mescoliamo energicamente, sempre con la frusta a mano, fino a formare una bella pastella densa ma non troppo. Una sorta di crema, ecco, penso che si percepisca la consistenza già dal video. Attenzione perché se è troppo liquida rischiereste di sporcar tutto una volta che fate colare dalla sac à poche. Se invece dovesse essere troppo densa rischiereste di far uscire fuori frittelle meno morbide, più croccantine. Questo purtroppo dipende anche da quanto è succosa l'arancia che utilizzate e spesso pure dalla marca della semola per il grado di assorbimento delle farine, per cui spero si possa percepire la consistenza della pastella dal mio video e spero che anche a voi risulti così. In questo modo otterrete frittelle super morbide nonostante l'assenza di lievito di birra. Un altro consiglio: l'uscita della bocchetta della sac à poche dovrà essere di un centimetro e mezzo, non di più. In questo modo le frittelle non saranno troppo grosse, cuoceranno quindi subito e saranno molto più soffici. Io ne ho fatto anche più grossette per farvi vedere e percepire la differenza spezzandole poi in due. Quelle più sottili si scioglievano in bocca, per esempio. Ovviamente, come per tutti i fritti, vanno fritti e mangiati. Il giorno dopo potreste pure, ma vi consiglio di riscaldarle un poco al microonde per farle tornare come appena fatte. Quindi ci occorrerà abbondante olio di semi in una padella media, nel fornelletto medio, lo facciamo riscaldare bene, quando avrà raggiunto la temperatura giusta tagliamo la punta della sac à poche usa e getta con dentro l'impasto e velocemente lo faremo colare a mo' di spirale, a serpentello, ecco, partendo così dal centro, riempendo tutta la padella. Le prime frittelle vi verranno con un sacco di bolle, friggiamo da entrambi i lati e poi con l'aiuto di due forchette volteremo la frittella una volta dorata bene da un lato, facendo attenzione ovviamente a non romperla. Una volta cotta la scoleremo su carta assorbente e la tufferemo in abbondante zucchero semolato. Ecco, ora vi voglio mostrare come escono invece quelle più grossette e con un poco di semola in più, giusto per farvi percepire la differenza. Super buone entrambe, niente da dire, solo questione di gusti alla fine. A casa hanno preferito di più quelle più sottili e ovviamente con le dosi che vi ho dato nella lista degli ingredienti vi usciranno proprio così. Comunque a voi la scelta per come farle, ci tenevo io a mostrarvi le due versioni che però non hanno per nulla deluso entrambe le mie aspettative. Sono delle frittelle speciali queste, provatele e non ve ne pentirete. Non vedo l'ora di sentire anche i vostri pareri. Un forte abbraccio a tutti voi amici e ci rivediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao!